Mister Corrado Verdelli azzecca le mosse giuste a metà ripresa. Il Darfo sbaglia clamorosamente lo 0-2, così Pontisola Darfo Boario finisce 3-1 per i bergamaschi. Andiamo subito a raccontare una partita ricca di spunti tecnici e dove ne sono successe di tutti i colori. Per i primi 20 minuti nessuno ha visto tiri in porta. La prima annotazione è al 21esimo, quando lo scambio Franchi Speziari porta al tiro di quest'ultimo, ma senza problemi respinge Mosetti. Effetto del gol al 23esimo su punizione di Capelli, ma è un brivido più di freddo che di gioco. La prima vera emozione avviene al 30esimo, quando da corner, ancora di Capelli, la palla passa pericolosamente davanti alla porta bresciana, ma nessuno, nemmeno la corrente Paganelli, riesce nella deviazione vincente. Bella iniziativa di Piacentini al 33esimo, risposta con la mano di Begotti e la difesa aiuta il portiere a sventare la minaccia in angolo. Arriviamo così nel vivo del match, al 40esimo. La difesa del Pontisola rimane a guardare Cristofoli che tutto solo fa quello che vuole, dribbla anche Mosetti in uscita e va ad accompagnare la palla in rete per il più comodo dei vantaggi. Dopo un minuto Verdelli invita De Paola a pensare di più ai suoi uomini e non ai bergamaschi. Certo, magari usa un linguaggio più diretto, per l'arbitro ha passato il limite regolamentare e così deve accomodarsi fuori dal campo. Il primo tempo finisce con la testa di Ruggeri che impegna Begotti in una parata con le mani unite. Ad inizio ripresa il Darfo si mangia lo 0-2 al quinto minuto. Speziari fa tutto alla grande, vola in contropiede ma è troppo lento nell'ultimo tiro, così che la difesa bergamasca riesce in extremis a salvare. Al 14esimo ci prova Ruggeri e attento su di lui Begotti. Zirafa al 17esimo spara alto da posizione ottima, per lui non sarà giornata. Arriviamo così al minuto 22, quando Verdelli ordina da fuori campo il doppio cambio D'Onofrio Salandra per Paganelli e Lillo. La mossa sarà quella del KO. Infatti, dopo solo due giri di lancette, Di Placido viene atterrato in area bresciana. Per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta lo specialista Salandra, che mette dentro l'1-1 da manuale. Per lui è la decima marcatura stagionale. Il Darfo prova a reagire con Caon su punizione al 28esimo. Palla fuori area a Franchi, tiro e parata sicura di Mosetti. Il Pontisola mette la freccia al 37esimo. Azione in velocità. Aiello Zirafa. La palla arriva quasi involontariamente a Piacentini che, con un tiro chirurgico, azzecca l'angolino basso sguarnito della porta di Begotti. 2-1. Il tempo di esultare, il gioco riprende e dopo 2 minuti, contropiede fantastico del Pontisola. Palla ad Onofrio e assist al bacio per Piacentini, che va ad insaccare la sua doppietta di giornata. Nell'occasione si becca pure il giallo per la storica ma discutibile legge che vieta di levarsi la maglietta. Il Darfo non c'è più e al 90esimo l'ultima occasione è sui piedi di Zirafa, ma ancora una volta il suo tiro finisce alle stelle. Bella vittoria per gli uomini di Verdelli, soddisfatto invece per i 42 punti lo staff del Darfo a fine gara. La sfida playoff aspetta ambedue le compagini.